sul Monte Enrico a Monselice, la disperazione di un residente. Devo sostenere 150.000 euro di spese oggi sopra il luogo dei geologi della regione. Interessi tagliati del 30%, ma nessuno lo sa, è caos per i buoni postali ordinari a 30 anni. Risparmiatori furiosi, vi spieghiamo come difendersi. Imprenditore di Borgorico vince la causa contro il fisco, ora chiede il risarcimento. Primo caso in Italia, l'appello: fate come me, gli onesti vincono. Infila la mano nella borsa di una donna, ma viene sorpresa dagli altri passeggeri del tram. Arrestata una 24enne bulgara dopo il trambusto a bordo. Convenzione tra Comune di Padova e l'associazione Padri Separati. A disposizione un alloggio per tre papà in difficoltà economica che vivono in strada. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova. Dunque, sapete, previsto di nuovo maltempo per le prossime ore, quindi torna l'allarme. Intanto siamo andati a fare un po' il punto della situazione, un sopralluogo insieme ai tecnici della regione e alla protezione civile a Monselice. Nella bassa padovana i danni ammontano ad almeno 2 milioni di euro. Parlano di un preventivo di 150.000 euro. Non so. Lei chiede aiuto alla regione. Non riesce a trattenere le lacrime Claudio Bernardini. La sua casa sul Monte Ricco in via Pignara a Monselice è a rischio dopo lo smottamento avvenuto il 3 febbraio durante i giorni di pioggia. Io non ce la posso fare, insomma. No, lei sta facendo il massimo, anzi sta facendo più di quello che doveva fare. Noi abbiamo fatto già una richiesta in regione per chiedere che ci diano un aiuto sia per lei che per tutte le altre famiglie che probabilmente possono avere il suo stesso problema, perché abbiamo altri fronti comunque sul territorio che si sono aperti. Oggi il sopralluogo dei geologi della regione nella parte di monte dove si sono verificate le frane. Nelle scorse ore il sindaco di Monselice Francesco Lunghi è tornato a chiedere lo stato di calamità per la città. Dopo la situazione critica della rocca nell'ultimo periodo, anche la terra del Monte Ricco, zuppa d'acqua, comincia a muoversi. La moglie è stata terrorizzata, pensava a un terremoto, perché è successo tutto in pochi istanti. Si è vista vedere la mura che ha fatto un grosso boato come fosse un terremoto, uno scossone. Qui vedete, ora non c'è più nulla, c'è solo una voragine. Fino a qualche giorno fa invece c'era un giardino, l'erba, il muretto, i lampioncini che sono stati completamente distrutti e trasportati dalla frana nel giardino sottostante. Io qua sono più di 20 giorni che alla notte si chiudono gli occhi e le orecchie restano aperte sempre, perché qualsiasi rumore su, quei fanali accesi, vedere se dobbiamo scappare. Oltre la paura per la sua casa, la preoccupazione delle spese ingenti da sostenere per i lavori di costruzione di un muro protettivo. La situazione dopo l'ondata di maltempo di inizio febbraio è critica. Sempre in via Pignara, infatti, ci sono altri due scivolamenti di terreno. Sembra che ci sia uno spostamento, uno slittamento dei piedi del Monte Ricco. Quindi siamo molto preoccupati e per questo ci stiamo muovendo. Intanto la provincia di Padova ha avviato le indagini necessarie a individuare gli interventi per ripristinare le strade provinciali colpite dalle frane nei Colli Eugani, in particolare nei comuni di Rovolon, Battaglia e Teolo. Ricorderete queste immagini. Da una prima quantificazione, ha spiegato la presidente della provincia Barbara Degani, abbiamo stimato in circa 4 milioni di euro i danni causati dall'alluvione lungo le nostre strade provinciali, in particolare a causa delle frane. Sono interventi ingenti, dice la Degani, per questo proprio nei giorni scorsi ho chiesto e ottenuto la disponibilità della regione di prevedere un fondo per realizzare le opere necessarie. Intanto, notizia di pochi minuti fa, un incidente gravissimo su via Vigo Novese, un scontro tra un camion e uno scooter, ad avere la peggio la donna che era a bordo del mezzo a due ruote che ha perso la vita. È notizia appena arrivata in redazione, dunque una donna ha perso la vita in un incidente stradale in via Vigo Novese. Parliamo adesso dei buoni postali trentennali. In queste settimane ci sono molti risparmiatori che hanno scoperto che quanto pattuito decenni fa non corrisponde ora a quello che viene riscosso con il taglio degli interessi. Vediamo come difenderci. Anche i buoni fettifri già emessi
in base a questo decreto possono cambiare gli interessi, cioè noi abbiamo pattuito degli interessi, adesso praticamente con questo decreto li cambiamo e c'è una decurtazione del 30% rispetto a quelli di prima. Il caos è appena esploso e a dire il vero la maggioranza dei risparmiatori è ancora all'oscuro. I titolari di buoni fruttiferi postali ordinari a 30 anni al momento della riscossione si troveranno un taglio, frutto di una legge retroattiva del 1986 e di cui nessuno sapeva niente, ma che ha portato una riduzione degli interessi fino al 30%. Tutti quei buoni fruttiferi che furono emessi negli anni 83, 84, 85, 86, perché dopo l'86, luglio 86, il problema non si poneva più. All'insaputa di chi, anziani o genitori che mettevano il titolo con l'occasione magari della nascita di un figlio? Chi c'ha sti buoni fruttiferi? Può andare alle poste a cambiarli. Quando vede che le poste praticamente non ti danno i soldi, che hanno due strade. Una è quella forse la più migliore, quella di non per non rischiare, perché se uno firma la quietanza dice allora è un po' fregato. Seconda opzione, rivolgendosi a un avvocato o alle associazioni di consumatori, ritirare il denaro ma attestando che si è coscienti del fatto che manca una parte degli interessi. Si chiama incasso cautelativo e si avvia il ricorso all'arbitro bancario, ma essendo appena esploso il caos non c'è ancora una letteratura sulle decine di casi degli ultimi mesi. Intanto parliamo dei conti anche di quelli della regione, perché l'agenzia di rating Moody's promuove sotto il profilo finanziario della gestione dei conti la regione Veneto. Il Veneto è nella fascia alta delle regioni italiane, fanno sapere in un comunicato, riflette livelli di debito inferiori rispetto alla media. C'è il commento del presidente Luca Zaia: non avevamo dubbi che qualcuno prima o poi l'avrebbe capito e detto con chiarezza. Il Veneto è una regione sana, dice Zaia, che ha soltanto un problema, quello di regalare agli spreconi di ogni tipo e colore gettito fiscale che se restasse qui non soltanto sarebbe ben amministrato ma creerebbe occasioni di sviluppo e di lavoro. Così Luca Zaia. A proposito di conti e di lavoro, vi raccontiamo gli ultimi aggiornamenti della battaglia di quell'imprenditore nei confronti del fisco. Ha vinto la prima parte, adesso addirittura chiede i danni e lancia un appello agli altri imprenditori. Sentiamolo. Il fisco gli aveva contestato circa 500.000 euro di maggiori redditi non dichiarati, ma Mauro Furlan, titolare col fratello di due locali a Dolo e Borgoricco, non si è fatto intimidire. Sapeva di essere nel giusto e con grinta, coraggio e un bravo avvocato sono riusciti a dimostrare in giudizio che le presunzioni non erano né attendibili né veritiere. Noi siamo riusciti a smentire, a contestare pienamente questa azione, questo ragionamento che prima di ieri determinava quanto il contribuente doveva pagare al fisco, e da qui sappiamo i fatti di cronaca attuali per cui imprenditori si sentivano talvolta anche violentati da questo sistema che non era basato su dati certi, non era basato sulla realtà produttiva. Ragionamenti basati su cartelle prestabilite che non tengono conto di molti altri fattori e che hanno messo decine di imprenditori sul lastrico o ancor peggio a togliersi la vita. Si è preso il fisco, lo si è portato in un campo, in un ring, dove contribuente e fisco hanno armi pari. Ed è la prima volta in Italia che succede. Un messaggio per tutti gli imprenditori onesti che si trovano nel mirino del fisco. Ho fatto questa azione anche per dare un segnale a tutti quei imprenditori come me che hanno aziende che sono in salute, che creano posti di lavoro, nel mio caso circa 40 persone, che a volte per accertamenti effettuati con tecniche discutibili e a volte personale dagli accertatori delle agenzie delle entrate ti inducono a fare scelte drastiche. È ora di finirla e dare prestigio alle aziende italiane che sono ancora in salute e vittime di questo sistema accertativo. E non finisce qui. Ci sarà una richiesta danni perché effettivamente noi riteniamo che questo accertamento sia stato spregiudicato, sia stato un accertamento forzato, si sia voluti quasi raggiungere un budget. Intanto dalla notte per l'intera giornata di oggi il picchetto dei lavoratori della logistica davanti all'Interporto. Vediamo. Tutti quanti noi sappiamo che qui dentro abbiamo tutto il diritto di essere come trattati bene, come un operaio, non come un schiavo. Questo è lo stato d'animo dei lavoratori del comparto logistica, molti stranieri che questa notte hanno iniziato lo sciopero dopo le ennesime lettere di richiamo arrivate agli operai.
Non ultimo il licenziamento di un delegato sindacale da parte del consorzio di cooperative che opera nella zona industriale di Padova. Chiedono un deciso cambio di rotta nei rapporti con i vertici, denunciando condizioni di lavoro sempre più pesanti, senza un effettivo riconoscimento in busta paga. Abbiamo già chiesto degli incontri in merito per andare a definire questa questione, che noi riteniamo opportuno sia importante, perché comunque siamo che i lavoratori non sono numeri ma sono risorse. Le lettere di richiamo contrattaccano i sindacalisti sono arrivate mentre era in atto un tavolo tra aziende e lavoratori. Lo sciopero è scattato per chiedere la sospensione di questi atti, a loro dire intimidatori. Le richieste che i sindacati fanno sono molto chiare. Alle aziende, sia alle cooperative, chiediamo il ritiro immediato di tutte le lettere di contestazione, soprattutto a quella delle RSA, il provvedimento di sospensione, che rientra subito in modo immediato. Poi dopo che tutti i lavoratori che sono stati minacciati, che gli hanno fatto cambiare i turni di lavoro, i posti di lavoro, bisogna che rientrino come erano prima di lunedì di questa settimana qua. Una campagna elettorale forse un po' noiosa a Padova per il nuovo sindaco. Intanto sabato una novità c'è, ci sarà il nome del candidato del Movimento 5 Stelle. In una campagna elettorale noiosa, con pochi guizzi e l'impressione che idee forti in grado di scaldare i padovani non siano nemmeno all'orizzonte, sono troppe purtroppo le certezze e l'impressione che i giochi siano già fatti, con buona pace per gli elettori stanchi di una politica che fa da sé, vedi i campanelli d'allarme che arrivano dalla Roma, delle larghe intese e da una Sardegna con la metà che preferisce non votare. Finalmente il movimento di Grillo, reduce dal match con Renzi, ha scelto il proprio candidato attraverso la rete. Libero professionista, giovane, sarà presentato sabato, per ora non si sa altro. Nel centro-sinistra l'impressione è che alla fine l'accordo tra Ivo Rossi e Francesco Fiore arriverà, con il leader di Padova 2020 non intenzionato a osare realmente, sfilandosi dall'abbraccio del PD che ha contagiato lui come l'altro sfidante alle primarie, Alessandro Zan. E così, mentre la Lega dà voce alla rivolta di una parte dei commercianti per le vie della città, acquista sempre più quote il senatore Bitonci, in attesa del via libera ufficiale da Arcore, mossa che lo isserebbe a sfidante massimo del ventennio Rossi Zanonato. A proposito, le male lingue dicono che quell'intenzione dell'ex ministro allo sviluppo economico di aiutare l'amico Ivo in campagna elettorale non giovi poi tanto al vice sindaco in corsa. Torniamo a parlare di crisi, perché c'è un intervento da parte del comune, una casa pubblica per i padri separati. Padri soli, senza più una casa, lo stipendio che non basta per un nuovo affitto, per mangiare, per pagare gli alimenti all'ex moglie. Nuovi poveri che la crisi ha portato a vivere in macchina, ad andare a chiedere un pasto alle cucine popolari. Il comune di Padova ha pensato così di mettere a disposizione un alloggio per dare ospitalità a questi uomini soli. È da parecchio tempo che siamo anche in contatto con l'associazione dei padri separati. Abbiamo naturalmente dovuto mettere a punto varie questioni, perché fra noi e questa associazione ci sarà una convenzione per la gestione di questo alloggio. L'appartamento, un alloggio non di edilizia residenziale popolare ma di proprietà del comune, può arrivare ad ospitare 3 persone a turno. Sarà l'associazione padri separati ad individuare i papà più in difficoltà, genitori che così potranno accogliere i figli. Offrire la casa non è soltanto offrire un tetto, che è certamente una cosa importante, soprattutto quando ci sono situazioni economiche connesse non indifferenti, ma è offrire, come dire, un luogo dove poter con calore ricevere i propri figliuoli. Per il momento il comune ha dato un appartamento, ma in futuro la convenzione con l'associazione potrebbe avere a disposizione un altro alloggio. Dicevamo pochi minuti fa di un incidente capitato appunto nel tardo pomeriggio, costato la vita a una donna in via Vigonovese. Malore alla guida invece per un 54enne di Agna, ucciso probabilmente da un infarto. È morto ieri sera mentre percorreva con l'auto via Valli ad Arqua Petrarca. Adesso altre notizie in breve dalla provincia. Aveva appena sfilato dalla borsa di una donna il portafogli per poi nasconderselo sotto la giacca, ma scoperta dagli altri passeggeri, una 24enne bulgara è stata poi arrestata dai poliziotti. In pochi attimi infatti è stato allertato il 113 mentre il mezzo era in riviera Tito Livio all'altezza di Palazzo Santo Stefano. Al trambusto, con il tentativo della donna di fuggire, ha assistito anche un carabiniere in borghese. Caricata sulla volante, la 24enne ha cercato di nascondere poi il portafogli rubato facendolo scivolare sotto il sedile, ma è stata scoperta.
Nuovo blitz da parte della polizia locale al centro in Grosso Cina. I controlli insieme agli ispettori della Camera di Commercio hanno rilevato come vi fossero prodotti di bigiotteria sospetti. 3.500 articoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, collane, bracciali, orecchini e piercing. Ubriaco e dopo aver minacciato atti di autolesionismo, un giovane è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale e ha dato in escandescenze, prima aggredendo un infermiere, poi prendendosela anche con poliziotti e guardia giurata. Un agente ha riportato ferite guaribili in 6 giorni. Il padovano, 42enne, è stato poi ricoverato in psichiatria al Sant'Antonio. L'orto botanico di Padova potrebbe partecipare all'Expo Milano 2015. Il tema è stato al centro dell'incontro avvenuto a Milano appunto tra Giuseppe Zaccaria, rettore dell'Ateneo Patavino, e Giuseppe Sala, commissario unico delegato del governo per l'Expo. Il complesso padovano qui è riconosciuto uno straordinario valore sia dal punto di vista scientifico-naturalistico che da quello storico-artistico. Si inserirà in uno dei palinsesti dell'Expo 2015, sarà infatti creato un parco della biodiversità. Parlano le aziende strangolate dalla casta, questa sera Focus alle 21.05, come ogni mercoledì ospiti saranno politici, imprenditori e sindacalisti, presente anche una delegazione dell'Electrolux e i giovani imprenditori delle start-up, in studio con il nostro direttore Luigi Bacialli a partire dalle 21.05. È tutto per questa edizione di TG Padova, grazie per averci seguito, buona serata.